com'è che la società, il mondo, com'è che chi mi sta ascoltando, chi mi ascolterà dirà: ma è vero, ma sarà vero quello che sta dicendo questo sacerdote? Sarà vero l'impegno dell'associazione? Perché già solo al pensiero noi non vogliamo pensare a questo problema, perché è un problema magnitudine, grande, un problema enorme. Allora noi non dobbiamo disperare, perché se in 20 anni di esperienza dell'associazione Meter abbiamo dato noi un contributo a tanti bambini, a tante famiglie, abbiamo dato una speranza, abbiamo ricucito il lenzuolo strappato, le vesti. Gesù aveva una veste senza cuciture, ecco, in fondo quella veste è stata strappata, ecco, l'innocenza è proprio innocenza perché non ha strappi, non ha cuciture, e quindi di conseguenza qualcuno ha strappato l'innocenza, quindi noi ora dobbiamo ricucire, dobbiamo cercare di dare ordine, dare possibilità, guardare bambini violati, abusati ancora come persone e non come margine, come marginati, anzi al contrario, persone che pur nella sofferenza possono ancora dare speranza all'umanità. La persona che avete visto parlare nell'introduzione a questa delicata puntata, che abbiamo chiamato il caso Pulvirenti Chiarenza in merito alla storiaccia di pedofilia della quale si parla in questi giorni ad Acireale, è Don Fortunato Di Noto. Don Fortunato Di Noto è un sacerdote che ha fondato un'associazione chiamata Meter che tenta di combattere contro la pedofilia. Abbiamo voluto aprire con Don Di Noto questa delicata puntata per prendere subito una posizione, posto che la fede è un fatto assolutamente e indiscutibilmente umano, la Chiesa non può essere messa alla gogna tout court, perché la Chiesa è fatta di persone come appunto Don Di Noto, oppure di persone come quelle recentemente citate da Famiglia Cristiana, un bellissimo articolo che parla di preti, tra i quali l'Acese Michele Pennisi, vescovo di Piazza Armerina, è soggetto ad attenzioni da parte della famigerata Stidda, la più pericolosa organizzazione mafiosa dell'isola. La Chiesa è un'istituzione assolutamente umana, fatta di uomini, quindi con pregi e con difetti. All'interno di questa istituzione però problematiche come questa diventano assolutamente gigantesche e molto molto difficili da affrontare, anche ricercandone le radici in quell'inconscio così difficile da gestire appunto dalla Chiesa Cattolica. C'è da dire però che, partendo da questo presupposto, cioè dal fatto che la Chiesa è fatta da uomini, una storia come questa la si può raccontare per intero. Prima di raccontarla però facciamo una premessa legata a tutto quello che è connesso alla pedofilia e alla Chiesa. Nel corso dell'ultimo decennio sono arrivati all'attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede oltre 4.000 casi di abusi sessuali compiuti da ecclesiastici su minori. La stima è quella ufficiale stilata dal Vaticano e svelata dal cardinale Joseph William Levada, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, al simposio internazionale sull'abuso sessuale riservato a vescovi e superiori religiosi. Un drammatico aumento, così lo ha definito, dal numero di casi di reato di abusi sessuali su minori da parte di chierici denunciati negli ultimi anni, anche sull'onda della crescente indignazione mondiale e la relativa copertura mediatica che questi scandali hanno avuto in tutto il mondo. Don Pierangelo Bertagna è l'ex abate dell'abbazia di Farneta, nel
comune di Cortona. L'11 luglio 2005 il sacerdote, 44 anni, viene arrestato a seguito della denuncia di un bambino tredicenne. Nei giorni successivi Don Bertagna confessa di aver abusato di 38 bambini in tutta Italia. Diventato sacerdote a 39 anni, confessa abusi dal 1988, quando non era ancora entrato in seminario, compiuti ai danni di bambini e ragazzini dagli 8 ai 15 anni. Nella confessione Don Bertagna ammette che le violenze sono iniziate da prima nella sua zona di origine, la Lombardia e il Bresciano, poi tra i ricostruttori della preghiera di cui faceva parte e poi nel seminario e infine nell'abbazia di Farneta. Nel corso degli interrogatori Don Bertagna confessa che i ricostruttori nella preghiera e in particolare Vittorio Cappelletto, carismatico gesuita a capo dell'associazione, ne erano a conoscenza. Padre Cappelletto ha sempre smentito di essere a conoscenza delle tendenze pedofile di Don Bertagna. A seguito dell'arresto il vescovo di Arezzo sospende a divinis Don Bertagna e lo trasferisce nell'eremo di Valdichiana Retina, dove attende il processo. È stato condannato a 8 anni di carcere nel giugno 2007 per 16 dei 38 abusi confessati. Il caso Marchese è un caso di pedofilia che per i suoi risvolti anomali ha ricevuto una rilevante eco mediatica alla fine del 2006. Il caso vede accusato Bruno Puleo, sacerdote dell'arcidiocesi di Agrigento, di aver compiuto abusi sessuali su un suo ex seminarista, Marco Marchese, allora minorenne. Il sacerdote è stato condannato, ma ha suscitato notevole scalpore il fatto che la curia locale abbia chiesto un indennizzo di 200.000 euro all'abusato, quale risarcimento per il danno arrecato alle accuse e all'immagine della chiesa di Agrigento, richiesta in seguito ritirata grazie anche all'intervento della trasmissione televisiva Mi Manda Rai 3. Il processo si è concluso con un patteggiamento a 2 anni e 6 mesi per i reati commessi contro Marco Marchese. Durante il procedimento sono emersi i nomi di altri 6 ragazzi, ma in assenza delle denunce di questi, il processo di Don Puleo ha riguardato solo il singolo caso verificato. Al sacerdote sono state concesse le attenuanti perché, si legge nella sentenza, la complessa vicenda che ha visto protagonista il religioso va iscritta in quel particolare clima che caratterizza le comunità chiuse come il carcere, i collegi, le navi durante le lunghe navigazioni, dove spesso si instaurano tra soggetti deboli e disposti dinamiche a sfondo omosessuale. Don Puleo continua a ricoprire la sua carica religiosa, sebbene l'associazione di docenti cattolici ne chieda le dimissioni dallo stato di clericale. Il 20 maggio 2000 il sacerdote modenese Giorgio Govoni è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nello studio del suo avvocato. Era sotto processo e attendeva il verdetto della sentenza di primo grado, che sarebbe stato emesso qualche giorno dopo. Il 5 giugno 2000 il tribunale di Modena in primo grado dichiara colpevole il prete della Bassa assieme a una decina di indagati. La Corte d'Appello di Bologna dichiara che il prete morto non può essere più giudicato. Il processo per le accuse di pedofilia vedeva 15 imputati, tra cui il Govoni, tutti condannati in primo grado. L'11 giugno 2001 la Corte d'Appello di Bologna assolse con formula piena 8 dei 15 imputati e ridusse per i restanti la pena inflitta in primo grado. Per la Corte d'Appello erano avvenuti solamente abusi entro le mura domestiche, argomento che faceva cadere l'accusa mossa al sacerdote e ad altri coimputati di violenze e riti satanici nei cimiteri. Varie interrogazioni al Ministero della Giustizia sottolinearono l'errore professionale di una ginecologa che relazionò di centinaia e centinaia di violenze sessuali, cui seguì il decesso di Giorgio Govoni e di altri accusati e l'allontanamento di 17 bambini dalle proprie famiglie. L'ex priore della parrocchia Regina della Pace di Firenze, Don Lelio Cantini, 85 anni, fu accusato nel 2004 da una ventina di fedeli e successivamente da alcuni sacerdoti di violenze sessuali, psicologiche e plagio, con una missiva inviata alla Curia di Firenze. Nell'ambito delle vicende di abusi sessuali denunciati dagli autori della denuncia, questi sostennero che all'interno delle farneticanti visioni del futuro, Don Cantini aveva costruito un oscuro progetto di costruzione di una vera chiesa contrapposta a quella di fuori, corrotta e incapace. Rappresentava il primo, il predestinato del gruppo di giovani eletti da avviare al sacerdozio perché andassero poi a costruire il futuro del clero della nuova chiesa. Il 2 aprile 2007 l'arcivescovo di Firenze Ennio Antonelli e il suo ausiliare Maniago furono ricevuti in Vaticano da Benedetto XVI proprio per affrontare la vicenda. Fu avviato un procedimento canonico. A seguito dello scoppio dello scandalo nell'aprile 2007 il cardinale Antonelli dichiarò che Don Cantini è colpevole dei delittuosi abusi sessuali attribuitigli dal 1973 al 1987, nonché di falso misticismo di controllo e dominio delle coscienze. Gli fu proibito per 5 anni di confessare, celebrare la messa in pubblico, assumere incarichi ecclesiastici. Gli fu ordinato di fare un'offerta caritativa e recitare ogni giorno il Salmo 51 o le litanie della Madonna.